Sì. Ce l'abbiamo fatta. Ciao ragazzi, benvenuti al nuovo episodio di Mega Man Zero. Mega Man Zero. Episodio credo numero 7, non sono sicuro però. Abbiamo spezzato rispetto a quello dell'altra volta perché ho continuato a provare questo combattimento un po' di volte. Non ve li ho fatti vedere tutti perché non volevo tediarvi, ma una decina di trial li ho dovuti fare. Non è possibile. Eppure, ho altre sorprese per te. Le bombe che ho piazzato in tutta la fabbrica esploderanno da un momento all'altro. E quando lo faranno, questa fabbrrica sarà distrutta e in polvere, sarà ridotta in cenere. La tua leggenda finirà. Not with a whimper, but with a bang. Non in maniera silenziosa, ma con un'esplosione. E questo è morto comunque. Cyber Ralph. Non c'è tempo. Prima che esplodano. Fuggi subito, ora. Ma da qui? No. E questi chi cazzo sono? Ok, mi ricordo. Ma vaffanculo. In teoria. No! Vediamo se riusciamo a fuggire. Sto rovinando tutto, ragazzi, lo so. E non ho salvato dopo aver sconfitto il boss. Cioè, a dire che adesso dovrei essere in grado di batterlo senza troppa fatica. Andiamo di qua. Ok, ti aiuterò. Ci sono 8 bombs, just please don't feel that you have to do this. Disattivarle? Ok, quindi possiamo fuggire o disattivare le bombe. Peccato che non ha più vita. Un culo. Ma di qua c'era l'ingresso. Vediamo cosa succede facendo un continuo da qui. Qui potrebbe essere. Ok. Ok. Dai, lasciami canino. You deactivate the bombs? Sì, va bene, ok. Ti aiuterò. Ci sono 8 readings of the bombs. Chissà se cambia la storia se le disattiviamo. Però mi devi dire dove sono. Cioè, I'll help you, non è che. Vediamo se c'è una anche nascosta qua dentro. No, qui c'è una vita. Che sapevo esserci. Non ho rimosso tutte le bombe. Ok. Slash a bomb with your saber and then touch it to deactivate and retrieve it. Just be very careful. Ma è questa? No. È quella. Ok, ancora 7. Ma già che sto posto era molto simpatico. 6. Cinque. Oh, c'era una parte molto simpatica qua. Ricordate?
No! Porca. Allora, facciamo un save state qui. Save state qui perché la vita la ripigliamo, quella che abbiamo perso. Ma non voglio essere troppo sicuro. Dai, veloce. Ah, Z Saber skill up. Possiamo caricarla. Slash in last time. Ah, ottimo. Ok, le bombe. Benissimo. Toccata. Ah, cazzo! Ma vaffan... Abbiamo detto che usiamo i save state qua per evitare... Ma che tanto uguale se continuiamo a perdere una vita e riprenderla. Per arrivare lì. Ma non utili, non serve tantissimo in questo momento, ma... Dai, su. Cazzo, allora stavo cadendo. Ok, facciamo un save qui. Come l'altra volta, in realtà. Questa zona è veramente fastidiosa. Perché ho fatto questa cosa? Togli la scritta. Ma sono stronzi. Ma come faccio? Questa è proprio una... Questo è un voler togliere, far perdere delle vite per forza. Questa roba è super unfair. I salti della fede nei videogiochi dovrebbero essere vietati. Adesso a caso, che culo. No, era sopra. Questa parte è proprio sbagliata, secondo me. Spariamo come main.
che è più facile. E farci dare balle ai nemici. Dicevamo? Mica tanto! È molto più facile. No, io devo capire. Questa roba qui, ragazzi, è proprio unfair totale. Tac, tac. Ma vaffanculo, vediamo più avanti cosa c'è. Culo, cosa sto facendo? È veramente molto bello questo gioco. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ma vaffanculo! No! Non ci credo, ci eravamo arrivati. Diciamo che il fatto che i mostri continuino a rispawnare non aiuta in quel frangente. Ripeto, perché mi sono lanciato in questa avventura? Me lo ricordate voi, per favore? Ok. Presa. E adesso? Ma porca! Ah, è giusto! Cade direttamente lì sotto. Spuntano lì sotto. Stupido. Ok, fattibile. Culo. Allora, in teoria, quindi, se stiamo qua sotto, cadiamo tranquilli. Ok, cadiamo. Chissà quanto ce ne stiamo perdendo. Uff. Fase tragica superata? No, ce n'era una di sotto. Ma porca puttana. E adesso? Ormai la tempistica di quando... Ma per...
Che culo, ragazzi. Ah, è qui sopra. Lì. Quindi. Non è lì. Quella dopo il... Dopo il... Ok, è dopo... La parete dopo la... Il braccino. Porca puttana. Ma stai su! Io sono sicuro che ci sia un mo... Giusto, è solo la scintilla che ci fa male. Ma perché culo, ragazzi, mamma mia. Non qui. Qui. Manca una. Ci saremo lasciati indietro. Eccola. Tutte le bombe sono state disattivate e Zero sta bene, grazie al cielo. Non vedo l'ora di che tu torni alla base. Oh. Uff, questa forse è la missione più difficile finora, tra la boss fight e l'esplorazione di quel dungeon, di quella, quel livello. Zero, mi spiace che stiamo sempre mettendo in pericolo la tua vita. Quanto ancora dovremo vivere così? Mi spiace, sono molto demotivato. Farò del mio meglio per sviluppare una forma di energia alternativa. Che potessimo sostenerci in questo modo, potremmo vivere facilmente in un posto tranquillo. Fino a quel momento, spero di avere il tuo supporto continuato. Subito. C'è un problema. Le truppe nemiche stanno attaccando la base. Non possiamo trattenerli molto a lungo. Grande la mini cutscene. Il cancello principale sarà distrutto in qualsiasi momento. Iniziamo l'evacuazione immediatamente. Ricordatevi che gli anziani e i bambini hanno la priorità. Dovresti andartene anche tu, Zero. Grazie per averci aiutato fino ad ora. Ciel, corri e dirigiti ai mezzi di evacuazione. E ok, questa è colpa mia. Colpa tua? Il mondo è fuori controllo ormai. Tutto a causa di Neo Arcadia. Giustizia estrema, dove la pace viene mantenuta con la forza. I Reploids sono stati sacrificati per la felicità degli umani. Sono io che ho creato Neo Arcadia. E sono io che ho rigenerato X. Sono stata io. Cosa? Cosa vuol dire rigenerato? Hai riportato X come hai riportato in vita me? No, è diverso. Tu sei un originale, e ciò vuol dire che sei esattamente come quello che eri una volta. Ma X è... Devi andare adesso. Aiuta gli altri a evacuare. Sì, salviamo.
Zero, mi senti? L'engine, la stanza dei motori è caduta nelle mani nemiche. Visto che non possiamo attivare l'elevator, l'ascensore, noi reploids sui livelli più alti non possiamo dirigerci all'evacuazione. Gatti, dove? Sbarazzati i nemici nella stanza del motore, dell'engine. Dove cazzo era? Ah, lì non si può passare. Trans non è qua. Ok. Direi che dove ci sono nemici è la parte giusta. Però qua non entra. No, allora non è di qua. Sta cosa del rispondere ai nemici è odiosa. Ah, forse adesso possiamo andare oltre qua. Infatti. Oh. E non ci fa entrare? Neanche qui? Quindi? Ah, qui ci fa entrare però. Oh, grazie Zero. Oh, ok. Attiverò l'ascensore. Ok, abbiamo fatto. Zero, mi senti? Il comandante nemico sta occupando la warehouse where the energy crystal, dove sono il magazzino dove sono i cristalli. Se perdiamo i cristalli di energia, siamo spacciati. Dirigiti al magazzino e riprenditi i cristalli. Ok. Non era di qua? Sì, mi sa di sì. Ma non mi fa entrare. Perché non mi fa entrare? Allora, non abbiamo un timer stavolta. Quindi ok, in teoria possiamo farmare cristalli e vita prima di entrare. Qui non ci fa entrare, ok. Niente cyber elf a nostra disposizione. Aia. Brutto. Ci hanno dato le botte. Non possiamo abbandonare la missione, ovviamente. Carichiamo questa. E riprendiamo, quindi dobbiamo andare subito giù e poi su. Ok.
Vediamo di farmare un pochino. Ok, così dovrebbe bastarci. E diamo fuoco giustamente perché abbiamo equipaggiato. Però secondo me contro i reploids meglio l'elettricità. Ah certo, che stunna. Certo, magari se colpissimo per tempo. Oh, bravo. Ok, sì, è giusto. Ah, ci parlava dell'enemy commander, quindi qui ci sarà una boss fight. Io, a scanso di equivoci, anche se abbiamo il save legit. E questo chi è? C'è la coda di fuoco, quindi sarà debole al ghiaccio. Bene, 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 ho sentito molto parlare di te. Devi essere Zero, il reploid leggendario. O devo per forse dire... Old and out of date reploid. Il reploid... obsoleto. Il mio nome è Hanu Machine. Sono il primo apprendista numero uno di Phantom il Guardiano. Ti ritirerò per la gloria dell'unità Stealth. Vanguard. E vabbè, Goku. Vediamo come combatte sto stronzo. Ok, non ha molta energia. Ma fa malissimo. Fa malissimo. Porca. Perché non gli sto togliendo un cazzo? Non capisco. Non capisco perché un colpo gli tolgo tantissimo e quegli altri no. Ora lo colpisco. Ah, è veloce lui. Ok. Chissà se utilizzare un Cyber Elf rallenta i... le sue scimmiettine lì piccole. Non si capisce niente. Cos'è stato? Non ho nemmeno idea di cosa mi abbia colpito. Si riesce a stunnare per poco col
con il fulmine. Molto bello, molto buono, molto interessante come informazione. Che botta! Levati dal ca... La menata, ragazzi, è solo e unicamente dovuta al fatto che il GBA aveva solo due tasti e quindi per utilizzare altri i vari attacchi bisogna tenere premuto LR. Quello è ancora fastidioso. E secondo me non è molto funzionale, ma dai. No, speravo che mi sarebbe corso addosso. Non difficile. Toglie tantissimo se ci becca. Ma noi non ci faremo colpire. Continua così. Yes. E questo è distrutto for good. Non scappa. Ok. Siamo stati ancora salvati, grazie a te. Eppure, finché X continua a esistere, forse un giorno. Quindi sarei contenta solo se X smetterà di esistere? Me ne occuperò io. Dimmi dove si trova. Puoi andare direttamente al cuore della base nemica col transserver. Sfortunatamente non abbiamo ancora infranto il sistema di sicurezza dei loro transserver. Senza il transserver you won't be able, non saresti in grado di raggiungere la destinazione in maniera facile. Se starai lontano dalla base per così tanto tempo, non so cosa potrebbe accaderci. Eh? Ovviamente. How convenient. Ho appena fatto breccia nel sistema di sicurezza del transserver. Mi spiace che di averci messo così tanto. Ora puoi entrare nella Arcadia quando vuoi. Tu sei quello che mi ha dato la Z-Saber. Ora vai. Oh, ovviamente. Elimina la mia copia. Terminate with extreme prejudice. Termina con estremo pregiudizio. Cosa vuol dire? Aspetta, chi sei tu? Non è possibile. Ha detto che posso ora utilizzare il transserver? Sì, l'ha detto. Ora vado. Fate attenzione. Sì. Salviamo. Ui. Zero. Vai al transserver. Ora poi. You can trust us. Fidati di noi. Proteggeremo questo posto. Buona fortuna, Zero. Non c'è più nessuna. Non c'è più niente da dire. Questa è ancora chiusa. Perché?
Quanti cristalli abbiamo? 52 solo. Ebbene, what you should do? Ok. L'altro qui si chiama scritto trance. Mentre ne parlano come trans con la S. Oh, guardate quanti ne abbiamo di cura. Ne mancano pochissimi, 112 cristalli. Scarichiamo gli elves. Allora. Ah no, ne abbiamo solo uno. E change bullet for vitality. Ok, questo ci cura del tutto. Let you out of any pits. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Quelli. Perché non ancora? Non sono ancora nati. Ok, uno che ci ridà. Ma in modo che ci diano energia. I vari, cioè energia degli item. Voglio vedere se ci sono altre armi per noi. Voglio vedere se il tizio se n'è andato adesso da qui. Grazie al cielo, Zero, stai bene? Pensavo che fossimo persi. Grazie per averci salvato. Ah, basta. E lui è ancora qui. Ok. Allora, siamo all'episodio abbastanza breve per ora, ma io direi che ci fermiamo qua. Ci fermiamo qua. Purtroppo ho avuto più defiance in quel punto, ma ragazzi, l'avete visto. Molto, molto poco simpatico come trappole, come level design, ma in un modo o nell'altro ce l'abbiamo fatta. Non credo che il prossimo episodio sarà l'ultimo, perché non so quanto sia lungo l'ultimo livello, ma ci stiamo avvicinando alla fine, credo un po' prima di quello che pensavo, però tant'è che siamo vicini alla fine di Mega Man Zero. A meno che non ci sia qualche plot inaspettato e ci sia tutta una seconda parte di gioco. Ma lo scopriremo solo col prossimo episodio. Ciao!